Porto Gruaro, qua siamo in provincia di Venezia, molto molto caruccia con questi mulini, la chiesa principale vista da dietro, Leone di Venezia. Ecco, questa in effetti è la stradina che costeggia fiume Limene. Ponticello sul fiume e di qua questi spettacolari mulini, molto molto bellini. Ovviamente non possono mancare le papere, questo bellissimo cigno bianco, anzi questi bellissimi cigni bianchi, e tra le tante cose forse l'elemento più particolare, questa cappellina oratorio. Guardate com'è, è veramente un qualcosa di caratteristico. Questa invece è la fontana dei fenicotteri. Alle spalle della fontana dei fenicotteri c'è il palazzo del comune, piazza della Repubblica, una delle piazze principali qui di Porto Gruaro, monumento ai caduti di guerra, e alle spalle la torre campanaria. Borgo San Giovanni è l'antica porta della torre di San Giovanni. Qui invece alle spalle è il Duomo di Porto Gruaro, tra l'altro caratterizzato da questo campanile in posizione leggermente obliqua, un po' come la Torre di Pisa. Questo è il Duomo di Porto Gruaro. Ecco, questi sono esempi di gotico veneziano, casa del XVI secolo, rinascimentale. Continuando questo che è il Corso dei Martiri della Libertà, si finisce a quella che in effetti è la porta di San Gottardo. Prima della porta San Gottardo, già porta San Francesco ristrutturata nel 1553, ci sono questi interessantissimi esempi di architettura veneziana. Questa alle mie spalle è la porta di San Gottardo, già porta di San Francesco. Questo qua è il Wall Dolls, il muro delle bambole. Un po' inquietante quasi sembrerebbe. Questo è tutto il percorso pedonale che si sviluppa tangenzialmente al Lemene o Lemene. Qui in effetti ci sono delle planimetrie con i percorsi delle memorie. Questa è via Cavour e di qua entriamo nella ZRTL di via Mazzini. Porto Gruaro è caratterizzata da questa architettura sostanzialmente, almeno il centro rinascimentale. La maggior parte del centro, come solitamente e tipicamente avviene, è pedonalizzato. In particolare questa che in effetti è via Mazzini.